Pernic, numero 13, Inardo, numero 14, Parisato, numero 19, Vicentin, numero 20, Stojanovic, numero 21, Zoppetti, numero 33, Sandrini, numero 77, Bratkovic, agli ordini di mister Radojkovic Fredi. Per il Carpi, numero 1, Jan Jurina, numero 4, Rossi, numero 8, Sonni, numero 11, Segapelli, numero 12, Bonacini, numero 17, Soria, numero 18, Aiprei, numero 22, Bernard Gialì, numero 23, Serafini, numero 24, Eric, numero 25, Casa, numero 30, Sortino, numero 45, Boni, numero 94, Ceccarini, numero 29, il vice capitano Marco Beltrami e infine il numero 6, capitano Luigi Pieracci. Mister Serafini Davide. La partita sarà condotta dai signori Schiavone e Nicolella. Buona partita a tutti. Spaccato la corrente. Anche. Buonasera a tutti gli amici di Leve Sport e benvenuti a questa undicesima giornata del ritorno di Serie A Beretta, che vede impegnate il Carpi e il Trieste. Il Carpi in casacca blu e il Trieste in casacca bianca. Ormai il campionato è in corso. Il Carpi che deve iniziare per provare a sperare di uscire dalla zona di acqua. La possibilità di eventuale perdere i playout in casa. Il Trieste invece necessita di due punti per essere matematicamente fuori dalla zona playout. Questa materia dei playout è sempre un problema, anche se comunque con 4 punti di vantaggio rispetto all'Eppan, e l'Eppan che deve andare a divertirsi in quel di Conversano, diciamo che può dormire abbastanza sonni tranquilli il Trieste, anche lasciando due punti in quel del Vallaure e Calabria, che sicuramente farebbero molto piacere alla squadra di Serafini, perché ogni tanto una qualche buona notizia sarebbe gradita anche per la squadra di Serafini, perché se dobbiamo guardare lo starting 7 di Serafini, vediamo che mancano l'appello Sortino, ancora infortunato, Marsan ancora infortunato e anche Eric che comunque ha qualche problema fisico. In porta vediamo che questi Serafini ha pensato di schierare Samà, quindi questo deve essere uno stimolo anche per Jurina per fare meglio. Vediamo che il primo pallone in mano dei biancorossi la squadra al completo. Quello starting 7 si inizia forse una volta con Aldini che è seduto in panchina e al suo posto per un ragazzo che comunque è arrivato a essere in confianza da terzo pivot e si è ritrovato veramente tanto spazio. Anche la partita della settimana scorsa contro il Rubiera ha fatto una partita veramente una partita di alto livello sia nella parte offensiva che in difesa. Ma torniamo a noi con il Trieste che macina gioco con il centrale, il numero 3, Radojkovic. Giro palla, va dentro, e traversa per lui, lottano i difensori del Carpi, riescono a intercettare la palla. Cosa passa? Ma che rischio! Nel mentre palla a casa che rimedia un paio di schiaffi, ma rimane la palla. Si prende il tiro, sfortuna, Legno Carugno. Vediamo il ribaltamento di fronte. Palla veloce, Robatin. Sfondo, buona difesa, buona guardia, Soria. Nel mentre i Carpi spinge, cerca lo sfondo. Il giocatore comincia con il Carpi. Con un Beltrami centrale, attenzione, aspettiamo che vada doppio filo.
Io parlo Ceccarini. Il bomber della squadra di calcio, quello del numero che ha imparato tutto il calcio. Io parlo Tiracci, Tiracci sbaglia, Tiracci scivola la palla. La palla pesce, si ricomincia con la palla. Bravo Dani! Il Carpi dovrà trovare delle soluzioni sicuramente importanti per andare al tiro. Comunque Zoppetti è veramente un bel portiere, fatto anche con il Rubiera, un ottimo performance. In questa finale stagione particolarmente, veramente le performance molto importanti. Ma intanto Radojković, uno contro uno di Stojan. Giro palla, Radojković. Stojanovic all'ala per Radojković. Passivo. Forse a sfondo. No, dice di no, il direttore, dice di no. Ma quanti passaggi può fare? Al limite del passivo. Tiro in sottomano, fa buona guardia, insomma. Il calcio si distende, superiorità numerica, ma no. Aspetta che togliono tutti. Sì! Sentite in tribuna qua al Vallaura, anche Gabbiani ci sono, c'è di tutto. Giro palla intanto per Radojković. Nico delizioso. Veramente era un ottimo passaggio di Nico, che deve sicuramente farsi perdonare la performance di Bolzano. Non è stata all'altezza dei suoi standard. Quindi giro palla per il Trieste. Orbatin che si ferma ad aspettare. Guardate cosa fa Radojković. Passivo intanto, palleggio sotto mano. No, si ferma. Stojanovic, il Carpi fa buona guardia, si alza con il numero 20 Stojanovic. Dai, Samar, dai Nico, dai. E non ci credo. E il Trieste con il numero 9 Perlic, il capitano, fa buona guardia, lo tira giù. Quindi ora il Carpi deve fare con Gioco Tiracci, grazie. Si sposta molto fuori braccio di vicino di casa, però prende uomo per non consentire a Tiracci di ragionare. Tiracci una confusione, sbaglia, chiama l'aiuto di Ceccarini, uno contro uno e va a prendere il sfondo, non aveva spazio, l'idea è confusa per il calcio, capire come gestire l'eventuale marca pure uomo di casa, dunque probabilmente dovrebbe uscire il pivot e andare alla supporto. Vediamo cosa dirà Serafino. Tanto sempre da Vojtovic, okay. Classe 89 centrale. Okay. Arbatin, esatto. Okay, in mezzo, Berlic. Il Carpi da Lantuomo, aspetta che tornino tutti, che si possono schierare prima di andare. Sempre Beltrami per fine adesso. Tiracci. Esce Soria, il gioco chiamato da Tiracci. Paolo centrale, palleggio, si alza. Solo un altro legno per i Carpi. E questo consente a Bratkovic di andare in seconda fase, ma si ferma. Vede l'ala. E invece l'ala vede l'arazzo. Con un Samà che para tutto. Nico Casa scarica per Trami, che appoggia deliziosamente a Ceccarini, che però prende la palla fissando Nico fuori, la quale non vede fortemente, e l'arbitro fiscalissimo, come giusto che sia, assegna la rimessa al Trieste. Dopo 6 minuti di gioco, 1-0 per i Carpi, partita vivace. Radojković si sposta terzino sinistro, Horvat in centrale, esce Pernic. Horvat in uno contro uno, fa buona guardia Soria.
Guardate come ha anticipato Bratovic, ha anticipato il tiro sorprendendo Sava. Nel mentre vediamo che è entrato Aldini a marcare Nico Casa. Attenzione! Attenzione, un mezzo lancio californiano fatto da Di Nardo su Capitan Pieracci e gli costa l'ammunizione. Forzato uno contro uno di Beltrami e palla per il Trieste che spinge Horvatin uno contro uno, passi di Horvatin. Guarda Samà se vede qualche compagno, non vede, quindi si gioca con Pieracci. Nico Casa uno contro uno e sfondo. Mamma mia, quanti errori in queste prime frazioni di gioco, in questo inizio gara, veramente veramente tanti. Stojanovic, Radojkovic, Horvatin, giro palla molto sulle posizioni del Trieste, che è un gioco comunque abbastanza ragionato. No, finta per Horvatin, torna Bratkovic che ha la mano calda che la appoggia su un palo e Samà non può arrivare. Quindi vediamo Aldini intanto che va aggressivo su Casa e quando i calpi si dispone. Attacco abbastanza confuso del Carpi ed eccolo, arriva puntualissimo il time out di Mister Serafini per spiegare ai suoi ragazzi come poter attaccare al meglio, ma andiamo in time out anche noi. Sì, amici miei, in diretta qua sempre dal Vallauri tra la partita di Carpi e Trieste. Dopo 8 minuti il Carpi sotto di una rete 1-2. Mister Serafini si prende veramente fino all'ultimo istante o forse anche oltre per spiegare come attaccare la difesa del Trieste. Sicuramente una difesa molto ben piazzata anche a livello di gol subiti, ne ha subiti 602 in queste 21 giornate, quindi una media di gol subiti 25.2, quindi una media da squadra di alta classifica, mentre è il terzultimo attacco della Serie A, quindi comunque il Trieste è una squadra che fa della difesa il suo punto di forza. Vediamo come riuscirà ad attaccarlo questo Carpi rimaneggiato. Beltrami in questo ruolo atipico di terzino. Nico Casa prova per Beltrami che viene però marcato molto bene e Nico dai 6 metri passa la palla al giocatore avversario. Il Carpi riesce ad entrare bene in difesa, quindi gioco ragionato per il Trieste. Sempre con Radojkovic in cabina di regia. Qui viene sposta Aldini a destra. Horvatin. Stojanovic. Bella parata. Bella parata perché era riuscito a trovare la superiorità numerica il Trieste. Ma guardiamo la palla, che brutta palla che è data a passare Beltrami. Bisogna suonare la sveglia per i ragazzi Serafini. Vediamo intanto Radojkovic che va su di passo, ormai mentalmente sono già con l'infradito. Radojkovic
sempre in cabina di regia, vediamo il gioco che merà Aldini a destra, sale Bratkovic, sale Arvatin, la veloce, ma chiude bene, buona lettura del duo Beltrami, Soria, guardate cosa fa Bratkovic, se non è blocco irregolare questo non so cosa sia. Vediamo palla Pieracci che necessita di maniglia, difficoltà per il ragazzo di Serafini. Nove metri, entra Eric, quindi basta doppio pivot per il Carpi. Il Trieste si trasforma in il 3-2-1. Pieracci va dove c'è la superiorità numerica, Ceccarini si allarga, Nico Casa porta, altro incrocio per Pieracci e mette i Carpi doppio pivot, prova a girarsi ma non ci riesce, fa buona guardia Di Nardo, è riuscito a tenerlo senza fare fallo da rigore. Il direttore di gara chiede che venga asciugato il terreno di gioco prima di ricominciare il match che sta vedendo il Trieste avanti di due lunghezze. Nico Casa tira un bombolone, questo è veramente un passaggio che non può impensierire Zuppetti, nel mentre il Trieste non viene l'azione veloce, quindi ferma tutto. Partita abbastanza lenta, onestamente. Horvatin. Radojkovic. Doppio pir, prova il gioco, ma non va. Samà guarda, controlla la palla che esce a lato. Il Carpi possiamo dire che ha tutto nelle sue mani, ma queste mani sembrano scivolose. Ecco, questa volta Samà non può far niente su Bratkovic che è lanciato in contropiede. Mite Serafini chiede a Pieracci di sedersi un attimo in panchina. Ha spazio per Benarzieli, giovane del vivaio. Giro a palla, prende subito in mano la squadra, comanda. Gira a palla. Va per vie orizzontali. Nico Casa scarica per Ceccarini. Che taglia le unghie il portiere, veramente pregevole questo tiro con il portiere che era rimasto prende sulla linea e prova a rubare sulle ali dell'entusiasmo, dell'euforia, ma riesce solo a sporcare il pallone. 5 per lui e i suoi compagni di squadra. Questa è la grinta che serve per ragazzi Serafini per tirar fuori una buona performance. Radojkovic gira Visentini, capitano, doppio pivot. Ah, può solo toccare Samà. E Stojanovic piega le mani. Vediamo, giro palla, Eric. Ferma. Ciccarini, Eric. Sempre bella Gia lì in cabina di regia. Il Trieste fa con Aldini un passo fuori su Nico Casa, sicuramente il giocatore più diciamo più pericoloso in questo momento della compagine carpigiana. Casa si prende l'uno contro uno, scarica per Benesia Lima, infrazione di 9 metri, il fallo su Casa. Dopo
un quarto d'ora il Carpi ha fatto due reti, diciamo che una media realizzativa molto molto bassa. Vediamo se sì, Pratkovic punito anche sui due minuti perché ha toccato comunque, perché ha toccato Boni Giacomo mentre stava andando al tiro. Va sui 7 metri Ceccarini. Ceccarini, Ceccarini contro Zuppetti. E gol di Ceccarini, specialista dei suoi rigori. Ora il Trieste in un uomo in meno, vediamo. Sì, il portiere Zuppetti, Zuppetti va a cambiare lasciando spazio per Mazzaroli. Sì, un inizio veramente, veramente sottotono per entrambe le squadre. Sembrano veramente entrambe al mare, cosa che il Trieste può permettersi, ma il Carpi no. No, il Carpi ha bisogno degli occhi della tigre. Guardiamo tanto che scatto di Mazzaroli per dare il cambio. E che parata! Che parata! Che lettura di braccio di Samà, veramente molto molto pregevole. Un'ottima performance sta facendo questo ragazzo. Sembra ancora in te. 2004 Samà, andiamo a verificare, verifichiamo Samà. Trovato, 2005 Samà. 2005, classe 2005. Qua prova il volo, ma c'è Carini, che lettura e che costo, costo! Gioco facile, c'è Carini, la sporca, Eric dai suoi 6 metri senza fatica, l'appoggia delicatamente in porta. Dove Zoppetti può correre, ma Eric dice corri ragazzo, corri ma non ci arrivi. E il Carpi con un po' di cuore torna a ridosso del Trieste. Il pubblico si scalda. Vediamo. Non lascia spazi il Carpi. Passivo Horvatin. Stojanovic si prende un tiro, ma solo spalliera per lui. Vediamo Nico qua, prova la furbata Bratkovic, ma non gli viene, ma ci mette una pezza sempre Zoppetti, quindi svanita la possibilità del pareggio per il Carpi. Giro palla per il Trieste. Fa passare solamente il tempo, non ha mosso la difesa, non sta muovendo la difesa del Carpi, il Trieste che sta facendo una buona guardia e Aifrey controlla la palla che va a lato. Oggettivamente il Carpi quanto è difficoltà in attacco, quanto sta facendo bene nella fase difensiva, comunque puntuale, buone letture, buoni scorrimenti. Prova, forse passi, confusione, l'arbitro non segnala niente, comunque era fallo laterale per il Carpi. Palla a casa, che va con Ben Gialli. Casa, punta i piedi, ieri spalla Ceccarini, che la butta dentro. Palla Ceccarini, palla in banca sembra. Bravo Cecca! Si congratula con lui anche il suo mentore, Angelo Giannetta. Artefice sicuramente di un ottimo lavoro con questo ragazzo. Il Carpi deve credere nei suoi mezzi perché ci sono tutte le potenzialità nel mente. Guardate Beltrami, fa buona guardia e fa raddoppio Eric, che viene punito Beltrami con due minuti per spinta perché era rimasto indietro.
quindi ha usato tanto le braccia e non le gambe. Quindi sui 7 metri vediamo Bratkovic contro Ayfrey. Bratkovic attende il fischio, finta, non si muove Ayfrey e sul tiro successivo può solo andare a raccogliere nel sacco. Ayfrey va a cambiare il cambio con Soria per giocare in parità numerico in attacco. Ceccarini ma assaggia il pallone, ben regia lì Erici in cabina di regia, perché mister Serafini fa riposare Pieracci che non è ancora entrato in partita. Oh, cosa succede? Cosa ha fatto Ben regia lì? Perde palla, la recupera, fa il tiro, lo sbaglia, ha fatto di tutto. Non riesce il Carpi a impattare, ma qualcuno si è addormentato nella sinistra e Bratkovic gli dice: ho il telepass, vado dentro facile, anche se non gli è sembrato vero. Il Carpi in un attimo ha vanificato minuti e minuti di ottime difese, veramente si è addormentato. E mentre guardiamo come Nico Casa viene marcata uomo da Horvatin, Ben Gia lì fa uscire Ceccarini, vediamo se vanno a sbloccare Casa, no, si butta dentro e solo 9 metri per lui. Il pubblico rumoreggia, giusto Raul? Non d'accordo. Il pubblico dissentisce su questa, e guardate qua, un po' forzato questo passaggio. Nico Casa uno contro uno, se ne beve due. Ma dai. Ma sotto fallo, quindi altri 9 metri. Soria chiede, non viene aspettato la distanza per Casa. Fa sbloccare Casa, guardate la maglia! Cosa fanno? Si è visto di tutto! La maglia di Casa probabilmente serve anche nella prossima partita. Ma il Trieste ha detto: me la voglio portare a casa. Il Trieste sta diffondendo veramente forte, appoggiano veramente le mani. Vediamo se verranno rispettati i 3 metri. Horvatin scappa via. Nico Casa veloce, si gira Beltrami che viene strattonato da Di Nardo, che dice: non ho fatto niente. Gli arbitri hanno detto: vatti a sedere e ragionaci sopra. Vediamo chi va sui 7 metri. Intanto mister Radojkovic, Freddy butta nella mischia Fasanelli e Ceccarini, vediamo se ha ancora il braccio caldo. Finta di Ceccarini, controfinta e la mette dentro ancora Ceccarini, conferma il braccio caldo. Momento d'oro per Ceccarini. Comunque un po' in tutta la stagione ha fatto molto bene. Ottime partite, ottime performance. Sì. Vediamo la porta del Trieste sguarnita. Radojkovic, Horvatin, sale Visentin. Il Trieste fa girare palla solo per far passare tempo senza attaccare. Tanta esperienza. E i direttori guardano che bello il gioco del Trieste. Porta sguarnita, ci prova Ceccarini. Guardate che lob, è stato un tiro altissimo. Giusto, il tiro era giusto, però era veramente, veramente alto. Che si appoggia delicatamente al lato della porta. Comunque dopo 20 minuti il Carpi è sotto solo di un gol. Sì, una partita lenta, una partita non particolarmente combattuta, ma punto, il Carpi è lì. Il Carpi è lì, è vero Raul, il Carpi è lì. E l'arbitro dice: Trieste, mi sto addormentando qua, è passivo, giro palla. Quanti passaggi sono? Al settimo passaggio tiro. Ma il Freiko buona guardia. Si distende il Carpi.
Pieracci, vediamo se la passa in sfondo. Sfondo di Pieracci che un po' egoisticamente non l'ha passata Boni, che sicuramente c'era spazio. Vediamo, vediamo che si sta scaldando il giovane Serafini. Dai ragazzi, dai, dai. E Radojković con tranquillità torna in cabina di regia e fa girare questo pallone. Dopo 22 minuti, 22 secondi, il Trieste avanti di una lunghezza 7-6 in una partita che speriamo debba ancora dire tutto quello che deve dire, perché i ritmi sono veramente molto lenti. Sì, veramente, 13 gol in 22 minuti non è da pallamano. No. Decisamente, decisamente no. Radojković, Horvatin, Radojković in mezzo, giro, doppio, guardiamo Aldini, Aldini scatta ma non fa il blocco, prova a rubare Eric. Stojković, giro, giro, palla, forse passivo, sì, sì. Iniziano a contare i passi. Volo, no, non è volo, è una brutta cosa, un brutto tiro. E si è addormentato casa sui 6 metri. Sui 6 metri ha perso il pallone, prova a rifarsi, la butta dentro, ma l'arbitro dice no. No, vi chiedo scusa, era sotto passi forse. Non vi è andato a passare il gol. Raul, come sono messi gli altri campi? Adesso ci guardo subito. Intanto che attendiamo il Carpi. Carpi, giro, palla, lancio californiano di Aldini. Brutto questo, brutto. Ma l'arbitro dice è tutto ok, continua, non è niente. Sei grande e grosso. E Nico Casa lo dice. Allora tiro da un po' più indietro, che forse non prendo le botte e la butto dentro. Cosa succede? Arbitro giustamente dice ho lo stesso metro di misura da ambo i lati. Da ambo i lati, perché sono stati due brutti falli oggettivamente da ambo i lati, che entrambi sarebbero stati da punire con delle esclusioni. Bene, però se vuoi ti dico come si è messi negli altri campi. Conversano Eppan 10-7 al 25esimo. Rubiera Pressano non ha ancora cominciata, anche se dovrebbe iniziare alle 18. Allora non stanno aggiornando le ticker. Accidenti. Giro palla per il Trieste in questo minuto che la partita sta diventando, si sta innervosendo, il pubblico del Vallauri si scalda. Sente la tensione che fuoriesce dal campo. Arriva, questo era sfondo. E ci mette il freno a pezza. Giro palla, Eric, Nico Casa. Si fuma Visentin. La ponte nello scatola. Tutto il Vallauri in piedi. Tutto è in piedi. Questa è la palla a mano che vogliamo vedere, ma non è la palla a mano che vuole vedere mister Radojković, che chiama puntualmente il time out. Andiamo in pausa anche noi. Rieccoci in diretta, siamo sull'8 pari dopo 25 minuti, sicuramente difese molto 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 toniche, nel mentre vediamo che l'allenatore dei portieri del Carpi sta dando ulteriori dritte ad Aifrey, che comunque ha giocato molto bene, ha dato una grande mano alla partita, la difesa. Grande autorevolezza pur con la sua giovane età. Sì. E si ricomincia con Aldini pronto a battere. Aldini, classe 2002.
è andato a Trieste per fare esperienza, è entrato in punta di piedi, ma sta facendo veramente la differenza. Bravo. Si ricomincia sempre con Stojanovic a sinistra, Stojanovic classe 2004. Giro palla Radojkovic, Stojanovic. Vai difesa! Taglio Visentin, si parte. Sale Stojanovic e due mani! Che lettura! Era già lì! Radojkovic è andato a due mani! Guardiamo, Berlegeli prova! Sì! Si entra nella difesa del Trieste! Come una biscia entrata, un uno contro uno veramente veloce, ha puntato i piedi e il diretto difensore non ci ha capito niente. Si ricomincia il Carpi che va in vantaggio, passa avanti per la seconda volta in questa partita e guardate, è fortunato, ma no, era probabile difesa in area che gli arbitri danno 7 metri. Come fa a essere 7 metri? Questo è l'ultimo solo. Il pubblico rumoreggia. Non concorde con questa decisione. Vediamo sempre il solito Bratkovic. Che bescia che ha mosso. Che bel tiro che ha fatto. Esperienza in questo tiro. Freddezza. E si va sul 9 pari. Nove pari, notiamo con Ben Gialì che ha praticamente messo a sedere Pieracci anche. È vero. Che ha messo a sedere Pieracci e ci riprova, guardate come è spostato, ha fatto arrivare la superiorità numerica perché ha dovuto chiamare il raddoppio. Dai, cavolo, che bello! Ha fatto Beltrami! Cosa ha parato Zoppetti, mamma mia, cosa succede? Sfondo dall'altra parte, Pieracci dice non ci sto, io sì, voglio giocare, ho 37 anni ma non li sento. Giro palla, Ceccarini allarga, Eric va in 5 più 1, difesa, Nico Casa la passa in mano a Radojkovic che ringrazia e in contropiede buca, Aifrey, Berlegeli, velocità, chiama raddoppio, non scarica Eric ma si prende la responsabilità e fa gol. E si torna due minuti al termine della prima frazione di gioco. Beh, diciamo con 10 pari. Alla fine di questo primo tempo la partita si sta riaccendendo, dai. Sì, è vero Raul. I ragazzi ci hanno messo 20 minuti per scaldarsi. Però ormai ci siamo, sono caldi, si sta iniziando a vedere una buona partita. Peccato che devono andare a finire il primo tempo. Dopo vanno a prendere un tè caldo, forse. Cosa vedo? Questi sono due minuti per Rossi, è entrato da quanto? Non si sa, qualche secondo, puntato uno contro uno, dato via la sua sinistra, ha provato a metterci un braccio, quindi in ritardo con tutto il corpo e si va a sedere, e mentre vediamo che è entrato Julina contro Bratkovic. Finta, sta giù Julina e ci mette il piede, che festa, che lettura, Julina sorride e scende, ha detto cosa devo fare, l'ho parato, basta, ho fatto il mio, torno giù, vediamo Nico Casa, marcata uomo, Horvatin, vediamo chi andrà a liberarlo, guarda Ben Gialì, fa la finta, ma se ne frega, si butta dentro! Dai, ma sarà fallo! E palla per il Trieste, per... Peccato, perché... Grazie a Cristo!
peccato perché era comunque una buona azione del... aveva la palla in mano per l'ultimo minuto, giocarselo tutto, l'ha persa dopo 10 adesso secondi. Adesso sono 30 secondi, vediamo se il Trieste si prenderà l'ultimo tiro o meno. Di sicuro non ha nessuna fretta. Passa Horvat, intanto spazio libero. Guardate casa, c'è Ceccarini. Che sportellata che gli ha dato! Mamma mia! Che sportellata! Vediamo cosa dicono i direttori di gara. Se verrà sanzionato o meno. Sembra di no. Sembra di no. Il tavolo chiama. C'è confusione. C'è e la cosa finisce sportellata a Nico Case in contropiede, ammonizione a Gennaro Di Matteo in panchina del Carpi. Si vedono anche queste cose in questo fantastico sport. 5 secondi. 5 secondi ci mancano. Cosa succede? Secondo me succede. Palla Nico Casa, guardate come spingono! Come spingono, c'è della tensione! 3 metri! 2 minuti a Eric e 2 minuti a Bratkovic. Che dice? Cosa ha fatto? Beh ragazzo, è spinto! È spinto via! Beltrami chiede i 2 minuti per Ceccarini! Vediamo cosa succede! 5 secondi, direi! Palla a casa che tira, occhi croce. Vediamo se faranno un gioco ragionato. Proveranno un volo per Ceccarini. Proveranno il volo per Belgiali. Proveranno qualcosa. E invece? E invece perdono palla. E prendono gol. Chiediamo. Vediamo se viene segnato il gol. Pare di sì. Gol segnato. Il Carpi perso palla in un modo inverocondo. E il Trieste ha ringraziato e l'ha buttata dentro. Non si può dare la colpa agli arbitri perché se la palla è entrata o meno, la colpa non doveva il Carpi perdere subito quel pallone lì. Ma non scusabile, non è scusabile. Non è scusabile. Andiamo, finito primo tempo, andiamo in pausa anche noi. Ci vediamo fra poco. Non puoi perdere un pallone.
segnato, vero? La perdita di palla di prima che ha fatto gol all'ultimo secondo. Rieccoci in diretta alla fine di questo, all'inizio di questo secondo tempo, con il Trieste avanti 11-10 con un gol fatto l'ultimo secondo in modo roccambolesco. In modo sconsiderato del Carpi, che è riuscito a perdere palla avendolo in mano dopo a 5 secondi dalla fine. Veramente incredibile. Il Trieste è stato bravo, è stato furbo, è stato, ha giocato con intensità come doveva. Sì, ci ha creduto fino alla fine. Il Carpi invece ha perso una palla imbarazzante. Sì. Non ci sono commenti. No, sono in difficoltà nel commentare quella palla persa lì. Ma torniamo a noi che si ricomincia con il Carpi che avrà il pallone in mano all'inizio di questo secondo tempo con Pieracci tornato in cabina di regia. Vediamo se sarà il Pieracci solito. Nel mentre hanno aggiornato le partite degli altri campi, Raul, ti chiedo se puoi darci qualche aggiornamento su cosa sta succedendo negli altri campi. Sì, a Conversano è appena ricominciato il secondo tempo ed è 14-9 Conversano-Eppan. Mentre il Rubiera è all'intervallo ed è 15-11 contro il Bressano, quindi sta vincendo. Complimenti a Rubiera e speriamo che riescano a fare un'ottima partita, un'ottima performance fino alla fine. Siamo certi delle loro potenzialità. Ma si ricomincia con la palla in mano Pieracci Carpi in inferiorità numerica, ma anche il Trieste. Due squadre in inferiorità numerica, quindi spazi larghi, come diceva Boscov, si gioca molto meglio con gli spazi larghi. Vediamo che Pieracci prova uno contro uno contro Di Nardo, ma solo 9 metri. Il Trieste, vediamo che non rispetta mai la distanza, mai una volta, ma gli arbitri non seguono questa cosa. E sotto fallo e prende gol. Questa è la partita dei gol cost to cost, che è il terzo che vediamo. Vediamo cosa succede. Successo niente, si ricomincia. Due regali. Rientra, abbiamo il giovane Soria. Doppio pivot il Carpi. Boni non entra, vediamo fa. Terzino. Tanto spazio per Beltrami che viene fermato in modo irregolare, anche se aveva tirato nel quadro svedese. Veramente abbastanza lontano dalla porta, ma 7 metri per il Carpi. Torna Ceccarini sui 7 metri per la terza volta. Ceccarini contro Zoppetti, Nicolò Zoppetti. Carpi ha bisogno di questo gol per ritornare un po' più vicino. Bisogna come dell'ossigeno. Cambia la parata. Zoppetti, ma non cambia il risultato. Ceccarini la butta dentro, saluta il pubblico e si risiede. Ha fatto il suo. Ma vediamo cosa farà il Trieste. Intanto fa entrare il numero 33 Sandrini al posto del portiere. Quindi rotazioni anche per il Trieste, che finora non ha usato molto la panchina. E Scialdini, Sandrini terzino, Radojkovic, uno con due, Radojkovic si scarica all'ala, no, non scarica, prova a rubare Ceccarini, ritorna, forse quasi limite il passivo. Dai, il direttore dice di sì, guardate che chiusura, ma difesa in area, il direttore dice difesa in area. E torna fra i pali Jan Jurina, che prova a ripetersi, chiede, posso toccare il pallone? Prego, sempre Jurina contro
Bratkovic. Sono a 12. Vediamo, va sui 4, va sui 4. Bratkovic, senza finta, le prova tutte. E mesto, mesto, Jurina sorride e torna a sedere, dice ragazzi, mi riposo. Questa parata fondamentale perché consente al Carpi di tornare in pareggio. E guarda, guarda Raul, il Trieste cambia ancora difesa, va con una 3-2-1 abbastanza profonda su Nico Casa. Nel mentre, questo è regolarissimo. Nel mentre, Bellegia lì viene spinto. Viene letteralmente spinto via Daldini, ma in contropiede, solo palo, palla Beltrami. E cosa succede? Si imbalza, si è imbalzato Boni. L'arbitro ha detto: non ci ho capito niente, caro collega. Il direttore dice: venite qua che c'è della confusione. Che partita! Che partita! Nel mentre i Carpi sta buttando via tantissime occasioni, il Trieste che fa? Ringrazia, fa il minimo sindacale, perché non sta sicuramente facendo una partitona, una partita stellare, assolutamente no. Giro palla, doppio pivot per il Trieste. Horvat in uno contro uno, Caverna per lui, ma chiude Pieracci all'ultimo secondo, riesce a chiudere evitando i 7 metri. Oh, tanti passi lì. Sale Bratkovic. Aldini, blocco passivo. Bratkovic, adesso si alza. Oh, mamma mia, cosa succede? Tutti in piedi. E l'arbitro dice: tutti zitti, ho visto, Pieracci, sei anziano, quel gioco lì l'ho già visto, hai legato. Pieracci va a sedere, dà il posto a Eric. Dai ragazzi, su! Casa, sorvegliato speciale. Ma cosa si è preso? Che tiro si è preso? Con tutto il corpo verso lo spogliatoio è andato a incrociare con un tiro basso nell'angolo alla destra del portiere, che il portiere può solamente raccogliere. E torna in parità con questo preziosismo di Nico Casa. Veramente, veramente bello. Sì, molto bello. Aldini, viene su Aldini. Torna dentro, Pieracci disturba, ma torna dentro anche lui. Palla Horvatin, prova a legare Stojanovic. Guardate come lotta Beltrami su Aldini. Un leone, Nico Casa, tre passi. E mano del portiere a mezza altezza da solo sui 6 metri. Brutto tiro, Stojanovic. Viene toccato il numero 77, Bratkovic. E 7 metri. E torna su. Jan Jurina per la terza volta. La cabala richiede il pallone, come tutte le altre volte. Non c'è 2 senza 3. E 4 viene da 6, diceva quello. Ma vediamo, intanto ha cambiato il rigorista il Trieste. Radojković verso Jurina, finta, rimane giù. E in mezzo alle gambe! Che bel rigore che ha fatto! Bello questo rigore! Bravo lui! Nel mentre Bratkovic ha provato a rubare il pallone sulla rimessa, ma è stato furbo Beltrami a non dargli la palla in mano. Carpi che rimette Benegia lì, va dentro. Porta fuori Beltrami per casa, taglia dentro, Benegia lì, si trascina dietro. Cosa succede? Gol e forse anche 2 minuti. No. Il Trieste si distende. E in seconda fase con Radojković la butta dentro.
Beltrami, Beltrami, prova, prova a cercare il preziosismo tecnico, perché Radojkovic ha tagliato dentro, dentro i tre metri, ed è una cosa che non può fare. Sarebbero due minuti perché è passato da dentro. Anche Mirza Serafini dice sarebbero due minuti. L'arbitro qua non ha dato questa infrazione per il Trieste, che aveva sfruttato fino all'ultima parte del regolamento. Beltrami l'aveva usato tutto. Ebbene, questo nervosismo adesso, questa mancata segnalazione del direttore ha causato del nervosismo. Tanto nervosismo. E il Trieste ne approfitta perché è più freddo. Sì, molto più cinico. Vediamo, oh, attenzione! Entra anche Sortino con anche le scarpette nuove. Giro palla, Nico Casa. Esce Beltrami. Casa, bene Giali. Richiama Ceccarini. In questa seconda parte della partita poco utilizzato, stanno usando poco i giochi per le ali. Bella Gelli, uno contro uno, passa a casa, scarica Sortino e vola con le que scarpette rosse, rosso Ferrari, e il Carpi rimane agganciato alla partita. Ora però deve recuperare il pallone, perché se non fai gol, se fai gol ma non difendi il gol fatto non conta niente. Horvatin, tanti passi per Horvatin, fortunissimo Fortunello, che fortuna o che bravura per il portiere del Carpi, ai Frey. Parata, palo contro palo. Continua l'ottima performance dall'inizio del primo tempo. Mamma mia! I maliziosi potrebbero dire com'è che non ha ancora giocato titolare questo ragazzo, ma non siamo maliziosi, non diciamolo. Torniamo a noi, il Carpi ha la palla per pareggiare. Sì, Raul, è vero, anche Jan para tanto, ma anche Flavio Bonaccini. Il Carpi ha oggettivamente tre ottimi portieri, è vero, un roster di portieri molto validi. E questo vuoi fare, l'ottimo allenatore dei portieri. Anche l'ottimo allenatore dei portieri, Gigi Malavasi, che ringraziamo, allenatore anche del portiere della Nazionale, un saluto e un abbraccio anche lui. E si ricomincia con il Carpi, palla in mano, dopo 9 minuti alla palla per impattare la partita, nel mentre è entrato forze fresche Samuele Serafini. Eric, pallaccia a Serafini che la ridà. Eric, tre passi, besciamella ma mano al collo. È sotto passivo il Carpi, occorre giocare in modo ragionato. Palla Serafini, tre passi, Ben Giali, caos, ormai sono finiti, ci butta dentro Sortino ma ruba palla e va in contropiede Bratkovic. Hai pressa ma non può niente. Il Rubiera, il Trieste prova a scappare via. Giro palla, Ben Giali. Esce Beltrami, Serafini, tre passi, passa palla, Eric non la molla, sì, Ceccarini botta, che brutto fallo, no, fallo no senso questo, fallo senza senso, il difensore dice non ho fatto niente, beh ragazzi occhiali per te, dice l'arbitro. Non ho niente, ha ragione l'allenatore.
Il pubblico rumoreggia ancora. E vanno il Carpi sotto di due reti, sotto di due reti, però con la palla in mano per recuperare. Serafini, Sortino, giro palla. Oh, cosa fa? La scarica Sortino! Ma che scopo fa! Come vola questo ragazzo! I Carpi va sotto di una lunghezza. Partita completamente aperta, ragazzi! Che bel match! Non molti gol, ma molto intensa. Guardate, guardate la difesa, guarda la difesa dei Carpi! Con questo Pieralci che fa quasi l'indiano uno fuori. Alla sua età va uomo. Ah, quasi uomo, sì, questo quasi un 5 più 1 esce. Pieralci disturbo. Va a disturbare il Trieste con molta esperienza, gira palla ma non attacca, perché non sta attaccando il Trieste. Bella la difesa dei Carpi. Vediamo Serafini, ferma palla, gioco ragionato. I Carpi, uomini più guarda che provano a rubare ancora il pallone. Ce l'hanno nel DNA questa cosa i ragazzi del Trieste, non è la prima volta che ci provano. Quindi i Carpi, sotto di una lunghezza, 15 a 16, palla in mano, Serafini non tira, Erici butta dentro, impatta per la terza volta i Carpi. Dai cambi Pieralci, il Trieste fa passare tempo. Il Trieste sta avendo oggettivamente delle difficoltà ad attaccare la difesa dei Carpi. Il Carpi sta avendo delle difficoltà ad attaccare la difesa del Trieste. Diciamo che è dall'inizio della partita che gli attacchi non riescono, le due squadre riescono a essere in vantaggio. Sì. Radojkovic. Giro palla, chiama il blocco da Daldini, va via. È andato a cercare il fallo. Radojkovic prova a cercare il fallo. Può fermarlo Sortino, che è 1,60 m per 45 kg, non credo. Radojkovic, mano, spalla avanti. E il capitano Visintin la butta dentro. È stato un bel gol, è stata un'azione costruita bene. Hanno mandato tutta la difesa dei Carpi al centro e poi con uno scalare molto rapido sono rimandati al tiro l'ala. Visentini, il capitano, che è in bianco rosso ed è alla sua 24esima stagione con la pallamano Trieste. E insieme col Trieste ha vinto anche 3 titoli tricolore, quindi un giocatore di indubbia esperienza e di indubbia qualità tecnica. Si ricomincia con il Carpi che prova ad agguantare per l'ennesima volta il pareggio con Eric. Che palla che molla Beltrami! E viene fermato in qualche modo. Che bella palla che è andato a prendere Marco Beltrami! E che bella palla che gli ha mollato Eric! Ha mollato una palla che non tutti i pivot sarebbero riusciti a prendere. Tu, Raul, sei riuscito ad andare a prendere quella palla lì? Io sicuramente no, ma avrebbero massacrato. Ma Beltrami ci è andato. E torna Ceccarini sui 7 metri. Che lob! Che besciamella che ha fatto! Riga! Ha fatto la riga al portiere, come si suol dire. Giro palla, il Carpi, quarta volta in parità, 17 pari, 14 minuti. C'è una vita, serve tanto cuore. E cosa fa Ceccarini? Che faina! Ha fatto doppio Ceccarini, ma facciamo finta di niente! E la butta dentro! Bravo Ceccarini! Torna avanti! I Carpi per quanto? Per 3 secondi? 3 secondi? I Carpi non ci sta a provare ad andare in vantaggio e dice Trieste, toh, gioca a te, prova ad andare avanti te che ti diverti. Dai,
Giro palla per la squadra giuliana, che non ha nessuna fretta, perché comunque anche loro hanno una panchina abbastanza corta. Che missile che ha tirato il numero 20 Stojanovic! A posto, niente, non ci riusciamo. No, Chiara, il carico aspetta sempre che tornino, certo, tutti. Sì, siamo... Attaccare in superiorità numerica sarebbe troppo semplice. Meglio un attacco ragionato che la squadra ha dimostrato di essere capace di fare finora. Giro palla, esce Beltrami. Va dentro anche Benagieli. Nico Casa contro Aldini. Sale Ceccarini. Cocao su, brivido. Ma la da casa dalla destra. Mamma mia, che partita! Giù di mano! Va a tirare anche giù di mano! Sicuramente un ragazzo non timido questo! E il Trieste dice: dobbiamo ragionare! Serve un timeout chiamato da mister Radojković Fredi. Andiamo in pausa anche noi. Rieccoci in diretta. Gabriele, se vuoi ti do un aggiornamento dagli altri campi. Aggiornaci dagli altri campi, Raul. Allora, il Conversano sta largamente vincendo 27-12 al 21esimo del secondo tempo, mentre Rubiera è 22-19 al 47esimo, quindi al 17esimo del secondo tempo. Quindi diciamo che il Pressano sta recuperando, ma siamo certi che i cugini di Rubiera sapranno gestire al meglio questo vantaggio. Ma torniamo qua, che è sicuramente più interessante. Salutiamo anche Galluzzo. Giro palla, Stojanovic, Radojković, giro il Carpi con questa 6-0 con Pieracci. Guardate che gioco, che bel gioco che ha fatto il Trieste, veramente molto molto bello. Il time out è stato veramente molto proficuo. Se questo è il gioco che hanno chiamato, veramente complimenti. Bravo il mister. E si torna 19 pari, palla al Carpi. 13 minuti che sono una vita. Incrocio senza palla per il Carpi. Benagi, incrocio lungo, taglia Serafini dentro. E viene difeso da Aldini. Un ministero della difesa, veramente tanta roba. Ma cosa, si butta Nico Casa con un carpiato degno della migliore palla nuoto questa. Non mi metti le mani addosso, mi lasci libero, io vado e faccio un gol. Ah sì. Grande Nico. Vediamo, se però, come dice mister Serafini, se non difendi il gol fatto non conta niente. Giro palla per il Trieste. Un po' in difficoltà, come scorre Sortino, come aggredisce, ma manca gente a destra. Come difende Soria. Che leone. Al limite del passivo. Il direttore lo chiama. Sale su. Rigore per il Trieste su un fallo che
onestamente io non ho visto mai direttori di gara sicuramente posizionati meglio, avranno visto, io non ho visto 7 metri e gol di Radojković, 20 pari. Bisognava mettere gol. Si ricomincia con Casa a destra, Serafini in cabina di regia, Ben Girali, autore di una prova notevole, veramente notevole, va dentro, Serafini ripassa a Casa, si prende l'uomo addosso. Nico Casa ancora, palla persa, fallo slisce. Il Trieste in seconda fase, ma fa buona guardia. Bella Gia lì, che è rimasto in difesa, non è riuscito a cambiare. Vediamo dove si posizionerà. In 5 più 1. Sì, 5 più 1. Con Bella Gia lì punta. La palla non deve passare davanti al centro avanti con questo tipo di difesa. Prova a far buona guardia. Si chiude. Il centro avanti, palla di ritorno, bella palla, ma solo traversa, peccato. Nico Casa, palla Beltrami, che impatta, che con l'uomo addosso, sono no, niente, e sul ribaltamento di fronte, gol di Brankovic. La squadra del Carpi è rimasta a parlare dicendo: vorremmo il rigore che non è dato, non è stato dato, ma il Trieste dimostra di essere venuto a Carpi per provare a portare a casa i due punti. E si ricomincia. Beltrami si posiziona tra 1 e 2 della difesa. Bene Gieli, palla punta, uno contro uno, scarica all'ala, si prende lo spazio che si è preso Sortino per il 21, così un tiro senza senso che nessuno si aspettava. Sortino da quando è entrato non ne ha mica sbagliato. È vero, veramente un bel tiro, ma vediamo Pieracci che va a fare l'uno avanti su Radojković, taglia, va a doppio pivot il Trieste, vediamo se si trasforma la difesa dei Carpi, no, è uscito, disturba, in ritardo Pieracci, disturba, sta correndo come una trottola Pieracci. Il Carpi pensava che il direttore avrebbe fischiato 9 metri, quindi si è fermato, ma il direttore non ha fischiato. Nico Casa si trascina due uomini, prende un ceffone e solo 9 metri sotto di uno il Carpi, il Trieste avanti di una lunghezza, 8 minuti scarsi al termine. Giro palla, torna Serafini, Bergia lì, palla per Nico Casa che non riesce a farla uscire, fa buona guardia il diretto difensore. Vediamo se Serafini va a giocare uno contro uno, c'è tanto spazio a sinistra, ma c'è anche il miglior difensore del Trieste, Ceccarini. Che brutto tiro. Forse non so se è stato toccato o cosa, ma comunque un tiro è molto fuori di misura. Sì. Cerca di prendere l'estintore. Il Trieste torna in attacco e ha palla in mano per andare a più due, per provare a scappare via. Questa è una palla molto pesante per il Carpi. Deve riuscire a difendere correttamente. Come pesante per il Trieste, perché andare a più due potrebbe essere veramente la svolta.
prova a rubare Ceccarini ma fuori tempo. Sfondo! Sfondo e non fa uscire il pallone. Tanto spazio per Sortino. Viene visto e sfondo di 7 metri per difesa in area che è provato a prendere lo sfondo ma aveva i talloni sui 6 metri. Quindi è difesa in area e sono 7 metri. Il pubblico si alza in piedi per rumoreggiare. Nel mentre torna sui 7 metri Ceccarini. Ceccarini contro Fasanelli. Hai ragione, Freddy, non è niente. Ed è gol, il Carpi impatta. Però palla in mano sempre Giuliani, che hanno l'opportunità di tornare a scappare via. Sentiamo il pubblico che merita Chigi e i suoi beniamini. Tutto il pubblico ci crede. Prova a fare un centrale ala che Sortino intuisce ma non riesce a bloccare. Prova a fare una furbata a Vetrani che non gli riesce. Pieracci ci mette una pezza, uno contro uno, superiorità numerica del Trieste e con un po' di fortuna riesce a fare il gol. Fortuna o sfortuna per il portiere dei Carpi, numero 18, Alfrey. E il Trieste mette ancora il naso avanti. Vediamo, Raul, vuoi darci qualche notizia dagli altri campi, visto che qua il Carpi sta perdendo palloni? Allora, a Rubiera, il Secchia Rubiera con Bressano è 23-23 al 54esimo, quindi mancano 6 minuti. Quindi partita completamente aperta in quel di Rubiera, esattamente come in quel di Carpi, dove vediamo che cosa sta succedendo. 2 minuti alla panchina, mezza fine per i Carpi. Questi sono 2 minuti che possono fare la differenza. Veramente male. Quindi, da regolamento dovrà uscire un giocatore in casacca blu. No. Sì, ecco, esce Beltrami. Pensavamo avessero cambiato il regolamento. Quindi, 4 minuti e poco più al termine. Trieste, più uno, palla in mano e un uomo in più. Una situazione in cui sicuramente il Carpi non avrebbe voluto trovarsi. Vai, partita vincente. Partita ora sì. È partita che è iniziata veramente in sordina. Sì. Ma si è riscaldata, guardate che cambio di direzione Stojanovic. Cavolo! Ah, forse infrazione di passi di Horvatin. Il Trieste fatica a trovare delle soluzioni anche in uomini in più. Sicuramente la difesa dei Carpi è tonica, la difesa dei Carpi c'è. L'attacco un po' meno. Ma è da solo? Ma perché? Cosa sta succedendo qua? Ora i Carpi ha 1 minuto e mezzo di inferiorità numerica. Porta sguarnita, quindi extra player per i Carpi. Rientra Ben Gialli, rientra Soria. 3 minuti al termine. Nico Casa. Ben Gialli, palla Ceccarini. Si prende la responsabilità. 23 pari, 3 minuti. Gol importantissimo per il Carpi. Una palla da bowling praticamente, quella palla che ha tirato Ceccarini. Ancora 1 minuto di superiorità numerica per il Trieste. Che bella partita. E Scialdini.
Stojanovic rallenta il ritmo, uno contro uno, caos, no, gioco, hanno fatto il gioco, sono riusciti a trovare la superiorità numerica, scorrendo bene, 2 minuti e 15 secondi, più uno per il Trieste, palla in mano Carpi, a pochi istanti il rientro del Carpi, parità, parità numerica. Entra Beltrami, sicuramente ad oggi un peso offensivo importante, mentre Rubiera continua a scappare via, 25-23, ormai è messa partita in saccoccia. Ceccarini, non possiamo distrarci un attimo a guardare gli altri campi che Ceccarini la butta dentro, sicuramente una delle performance di maggior rilievo del Carpi. Ora 1 minuto e 20 secondi, palla per il Trieste, il Trieste non sta attaccando. Il direttore di Kmara alza il braccio. Palla. Bacia solo il palo. Solo il palo. Si butta Ceccarini. La tiene. Palla Beltrami. Un minuto. Un minuto al termine. E time out. Time out. Ora serve della testa. Serve dell'ossigeno. 53 secondi, palla in mano. Prendiamoci un time out anche noi. Rieccoci per questi ultimi 53 secondi. 53 secondi di passione. Palla in mano al Carpi. Palla in mano al Carpi. Occorre una giocata intelligente. L'opposto di quella che è stata fatta alla fine del primo tempo. Esatto, vediamo se Mirza alla fine avrà spiegato ai suoi ragazzi com'è una giocata intelligente. Nel mentre Beltrami con la maglia molto larga, giro palla per i Carpi, a uomo su Nico Casa, Serafini, Benegeli, adesso si butta dentro, Ceccarini, palla persa, questa probabilmente non è una giocata intelligente, 25 secondi, palla in mano al Trieste. Passivo! E time out! Come prima Gennaro Di Matteo ha giocato il time out, lo gioca anche il mister del Trieste. 19 secondi, andiamo in questo ultimo spot pubblicitario. Rieccoci, 19 secondi, palla in mano al Trieste, vediamo se che giocata faranno. Io mi sbilancio, Raul, Bratkovic, volo per il pivot,
Ratkovic che stacca da due dita dal fondo, volo per il pivot. Intanto il direttore segna passivo. Palla Stojanovic. Che difesa di Serafini. 4, 3, 2, 1, finito. Il Trieste esulta. Perché festeggia? Perché con un punto hanno la matematica salvezza. Con il minimo sforzo hanno portato a casa il risultato. Vediamo se Bratkovic è un signore e non tira e dice mi sono divertito, non ho bisogno di tirare, è un signore. Il Carpi porta a casa un punto e non so se sarà utilissimo ai fini della partita. Comunque un punto è sempre meglio di zero, quindi congratulazioni al Trieste, che con tutte le difficoltà incontrate in questa stagione è riuscito a portare a casa una meritata salvezza. Congratulazioni. Mentre il Carpi dovrà ancora lottare, perché dai campi Leppan probabilmente non è riuscito ad andare a recuperare il divario per il contro il Conversano, mentre i cugini del Rubiera sono riusciti a vincere, quindi sono dietro di una lunghezza rispetto al Carpi. Congratulazioni anche loro e ci vediamo per l'ultima giornata di ritorno e per i Carpi anche per i playout, che sarà il 7 maggio alle 19, perché tutte le partite saranno al medesimo orario. Quindi grazie a tutti per la visione e a presto.